Penso che sia stata una grande partita, a dimostrazione di una squadra unita che vuole soffrire, attaccamento alla maglia anche in 10. Quindi sicuramente un grande applauso ai ragazzi. Io dedico la vittoria a Matteo Ciofani, che si riprenda presto. E quindi questa è la strada giusta e dobbiamo continuare così. Quando rimani in 10 non è semplice fare la partita. Non abbiamo sofferto qualche cross, però non hanno quasi mai tirato in porta, ha avuto mezza occasione. Noi nel primo tempo 11 contro 11 abbiamo fatto una buona partita, abbiamo avuto occasioni per far gol. Il problema poi se non fai gol dopo è difficile. Non è semplice, è facile trovare giocatori che alzino l'asticella da svincolati, quindi valuteremo un attimino insieme al Presidente, se ci sarà modo di intervenire lo faremo volentieri, se no, altrimenti arriveremo con questo gruppo fino alla fine. A me non piace parlare del singolo giocatore, quindi faccio un applauso a tutta la squadra perché si sono sacrificati tutti, quindi anche i due centrocampisti, quindi anche Antinucci si è sacrificato, quindi tutta la squadra va elogiata. Sotto l'aspetto del gioco non ci siamo perché non riusciamo più a creare quelle situazioni che poi ci riuscivano prima e che magari proviamo in allenamento. Non siamo riusciti a leggere la situazione, c'era un solo uomo di loro in mezzo al campo e noi non siamo riusciti a far girare velocemente la palla per mettere in difficoltà il Bari. I spazi ce n'erano, ce ne hanno lasciati, non siamo stati bravi a sfruttarli perché non riuscivamo a palleggiare, quindi poi quando la metti soltanto sul piano fisico poi non riesci a tirare in porta. Ormai oggi è andata, quindi bisogna un attimo resettare tutto e cercare di tornare quelli che eravamo perché in questo momento così non possiamo andare avanti. In questo momento bisogna ancora lavorare di più perché il campo non mi dà ragione.